È proprio in questo punto, in prossimità della scalinata che da via Orioli porta via Roma, che anche a causa dell'ultimo episodio di degrado, Comune e Polizia Locale di Treviso hanno deciso di posizionare una pattuglia fissa oltre ad una nuova telecamera. Teatro spesso di scontri tra extracomunitari, l'ultimo in ordine di tempo quello di ieri pomeriggio, in una tranquilla domenica cittadina, quando un giovane straniero e un quarantenne pregiudicato dopo una lite sono venuti alle mani. Il quarantenne è stato colpito alla testa con una bottiglia di vetro e finito all'ospedale, mentre il suo aggressore è riuscito a fuggire. Non sono belle zone, purtroppo. Per l'amore del cielo, c'è tanta vigilanza da parte delle forze dell'ordine, però comunque la gente è quella che è. Il quarantenne aggredito non ha ancora sporto querela. Tra gli avventori dei bar della zona, il problema di via Orioli è cosa nota e anche per questo su quell'area si sono concentrati gli sforzi dei vigili. I primi 5 mesi del 2019, dove sono stati fatti 10 controlli in via Orioli, quest'anno siamo già arrivati a 101, questo a dimostrazione che l'impegno dell'amministrazione del comando di polizia locale in via Orioli è massimo. Oltre al potenziamento del personale sul territorio con la pattuglia fissa, si è deciso intanto di intervenire anche su un altro fronte. La giunta comunale ha approvato una ZTL che sarà monitorata con una telecamera, quindi quella via sarà monitorata sia dalla videosorveglianza che dagli ingressi con questa telecamera specifica per le zone a traffico limitato. Sul caso è intervenuto oggi anche Mario Conte in qualità di assessore alla sicurezza. Se non dovesse bastare, ha detto, l'intenzione nell'area Orioli stazione è quella di coinvolgere anche la prefettura e la questura. Se ci sono ancora problemi di questo tipo dovremmo interessare anche la prefettura e la questura, perché con le forze messe in campo dalla polizia locale noi siamo riusciti a migliorare in modo importante la situazione. Per risolverla definitivamente forse serve uno sforzo importante anche da parte dello Stato.